Che cos'è? Mentre Teo ti stava facendo la guardia, sapevi che mi avresti ritrovata? Io ho fatto incidere una parola. Credimi. Oh, cielo, fai tanto sul serio. Signorina Beatrice Raynor, sposami. Ci amaremo come mai nessuno al mondo. Avremo un nostro spettacolo, lo spettacolo più bello che si sia mai visto. Ma ho paura. Credimi. E la mia famiglia? Credimi. Ma io non... Amore, credimi. E lei, signor Collins? Voglio chiarire una cosa. Sono qui per Bess. Sono qui per impedire che la vostra fattucchiera le rubi altro denaro. Vuole qualcosa di intimo? Signor Collins, glielo assicuro. La mia ricompensa stasera sarà solo la gioia di ricongiungere due cuori che si sono amati. Non mi convincerà solo con le parole. Sono stato assistente di Harry dall'età di 17 anni. Ho maneggiato quest'ascia ogni sera. Fino all'ultimo spettacolo. Uno, due, tre. Miracolo, la metamorfosi. Bravo. Le manette si sono di nuovo bloccate. Credevo che le avessi riparate bene. Hai sentito che schifo di applauso? Siamo in un saloon, cosa ti aspettavi? Lui capirà. Lo sai quanto è stato difficile farlo venire stasera? E io ho fatto pena. Harry, abbiamo fatto del nostro meglio. Abbiamo chiuso. Perché te la prendi con me? Lo so che siamo sull'orlo della rovina. Se non dovessimo mandare tutti quei soldi a tua madre, non dovrei arrotondare vendendo dentifricio per comprarci un pezzo di pane. Tuo fratello è capo officina. Guadagna 4 volte più di noi. Perché non ci aiuta? Non voglio che mia madre sappia che ho fallito. Basta con la magia. D'ora in poi venderò dentifricio anch'io. Benvenuto, socio. Sì. Diventerò la grande rivelazione del dentifricio. Ne venderò a chilometri, fino alla luna. Nuoterò in mari di dentifricio. Harry. Mancava solo il coniglio dal cappello. Sono venuto fin qui per vedere 4 stanti, giochi di prestigio. Ne ha di coraggio lei per farmi uno scherzo simile? Non è andata al meglio stasera. Signora Aldini, Martin Beck. Sì. Lei è semplicemente deliziosa sul palcoscenico. Signor Beck, grazie per essere venuto. Se almeno la vostra esibizione fosse valsa la metà delle bugie che suo marito mi ha detto per farmi venire... Non le ha mentito. Ragazzi, si è vista ogni cosa. La gente deve saltare sulle sedie. Dovreste coprire il cambio di persona con una vampata di fuoco o qualcosa di simile. Solo nei suoi teatri è permesso usare il fuoco sul palcoscenico. Lo so. Signor Beck, per favore, gli dia una possibilità. Incredibile come lei è affezionata. Grazie dell'invito e buonanotte. Conosce il segreto del fuoco?